anche semplicemente fare come abbiamo fatto l'altra volta, sedersi, fermarsi un attimo e ascoltare il proprio respiro, che è incredibile perché ci dà il senso della vita. Perché se io mi fermo un secondo e ascolto il mio respiro, mi rendo conto che sono viva, perché se c'è chi, c'è vita, se non c'è chi, non può esserci vita. Muoversi all'aperto, proprio respirare mentre cammino, il movimento fa bene a tutti gli elementi, ne abbiamo parlato, no? Camminare dopo mangiato, fai 100 passi dopo mangiato, vivrai 99 anni. Col fegato abbiamo detto che il movimento mette in moto il chi, non c'è un elemento che non viene, ecco, l'eccesso del movimento può danneggiare. E questo è importante, avere sufficiente tempo e spazio per sé stessi, perché il metallo ci dà l'idea, definisce il dentro e il fuori, l'idea del mio spazio interno. Se per contro, che cosa fa male, indebolisce la mancanza di tempo, il sentirsi costretti, per cui quello anche naturalmente l'accumulo di stress o anche il senso, il tempo, il senso di costrizione, perché dici non ho il tempo per pensare a me, per fare le cose che mi interessano e che dovrei fare. Oppure l'eccessiva vicinanza, nel senso sentirmi costretta in un ambiente dove non ho la mia intimità, non ho il mio piccolo spazio, non ho la stanza per me. La povertà di contatti, di relazioni, diciamo, e naturalmente la troppa tristezza, perché non riesco a superarla. Allora, vediamo ancora cosa posso dirvi, sono tantissime cose del metallo. Sintomi del nostro corpo-mente che ci possono parlare di uno squilibrio in generale del metallo. Non stiamo a dire se è carenza o se è eccesso. Senti Annalisa, quando dicevo per me, rigidità nella colonna vertebrale, possibili degenerazioni ossee nella colonna vertebrale, perché se pensiamo al metallo è la struttura, no? Portante, la colonna vertebrale, vero che c'è la connessione con l'elemento acqua, perché le ossa sono governate dai reni, ma c'è anche una connessione con l'elemento metallo. Reumatismi, reumi nel corpo, ma anche tutti i problemi di gola, gli spasmi alla gola, il tremito. E tante malattie debilitanti proprio perché la forza, diciamo, il tono del nostro chi viene dato da un polmone sano. Allora, la persona che, come dovrebbe essere la persona che ha un elemento metallo in equilibrio? Come vorrei essere io? Vorrei essere una persona con un equilibrio metallo è saggia, nel senso che lascia che tutto accada. Osserva le cose che vengono e le cose che vanno, non si lascia travolgere. In questo senso, perché dico che saggia? Perché questo vuol dire accettazione del destino e ci arrivi quando hai una tua saggezza interiore. Se tu ti fermi nel fare l'esercizio di respirazione, magari se ci rimane il tempo lo facciamo, che è semplicemente ascoltare il respiro che entra e il respiro che esce. E ti rendi conto che ogni respiro c'è il soffio della vita che entra dentro di te, lentamente tutto il resto si ferma e tu arrivi a sentire nulla mi manca, tutto è già qui, perché la vita è nel mio respiro, tutto il resto viene lasciato fuori. E diciamo che la persona col metallo in equilibrio ha raggiunto la sua saggezza perché è nel flusso delle cose, nel flusso della vita. E a livello spirituale, sul piano spirituale, è in contatto con la propria guida interiore, vuoi chiamarlo sé superiore o guida interiore, si sente connesso con la fonte. Questo quando il metallo è in equilibrio, ahimè, molto spesso non lo è. E lì ci accorgiamo del nostro metallo quando non è in equilibrio, così come ci accorgiamo di ogni altro nostro elemento quando nasce il disequilibrio. Perché se io ho un elemento metallo che è carente, tendo per esempio ad autocommiserarmi,
Oh, povera me, mi va tutto male, niente sarà come prima, non si può tornare indietro, cioè proprio piangersi addosso, perché abbiamo detto che c'è la tristezza e l'emozione connessa, la capacità di piangere, dunque il pianto è anche un'altra facoltà garantita del metallo, ma anche il pianto nella voce, la voce piangente. Sarà una persona che parla proprio col pianto nella voce, come se piangesse sempre, ma comunque vive nel passato, vive di ricordi, ancorata nel passato. Per carità, è importante il rispetto del passato. Io amo guardare l'album di fotografie, sto facendola, cercando, avevo iniziato a ricostruire il mio jing, le mie radici. È sano questo, però se mi permette comunque di andare avanti, cioè che le radici servano all'albero per crescere. Questo è il senso, perché se non so da dove vengo, non so dove vado, però restare ancorata al passato, in bene o in male, è un segno di disarmonia del mio metallo. E naturalmente questa persona non sarà una persona allegra, sarà una persona piuttosto giù di morale, che si sentirà ferita facilmente. Ha confusione mentale, è una persona caotica. E può avere la testa nelle nuvole proprio perché non è nel presente, ma è ancorata e rivolta verso il passato. E questa essere nelle nuvole nasce da che cosa? Da una mancanza di radicamento, perché non è connessa con la terra. Difatti il metallo viene giustamente dalla terra. A livello spirituale può sentirsi, questo caos si riflette anche a livello spirituale, la persona si può sentire persa, può apparire eccessivamente spirituale, magari si può aggregare e aggiungere anche delle sette. Allora, la spinta della spiritualità è bellissima, è tutto, in ogni essere umano dovrebbe spingersi verso la ricerca dello spirito e della fonte da cui veniamo, ma non deve essere fatta perché io mi sento che sto vagando e devo aggregarmi al guru di turno, ecco. Sappiamo benissimo quante persone che sono cadute vittima di quelle che poi si sono rivelate essere sette, erano persone smarrite, che apparivano deboli in questo senso, e si sono, tra virgolette, lasciate plagiare in questo senso. Perché dall'altra parte ci sono persone che se ne approfittano. Perché se una persona che ha questo metallo in disarmonia può cadere nella dipendenza, anche la dipendenza dalla frequentazione del gruppo. Se è carente, magari può tendere a dare troppo, anche tutto agli altri, a volte troppo. Avete visto un bel film che si chiama Cuore Sacro? Voi? Non avete visto? Questa persona che aveva questo senso di religiosità e di desiderio di fare per gli altri, peraltro, bellissimo, che era arrivata proprio all'estremo, a perdere se stessa per darlo agli altri, ed era un chiaro esempio di mancanza di equilibrio. Non trattiene niente, oppure può essere, sì, la generosità è molto bella perché lo ritengo un pregio, ma dare via tutto a tutti, avere le mani buche, sperperare, è troppo, senza trattenere il necessario per te, non dico il di più, il necessario per te è troppo. Naturalmente questo lasciare andare, per esempio, si potrebbe riflettere anche sul piano fisico, perché magari a livello intestinale non trattiene e soffre spesso di diarrea, perché corpo, mente e spirito sono sempre connessi. Ma diamo uno sguardo anche all'altro estremo. Qui stiamo parlando di carenza, possiamo cadere anche in una disarmonia, nell'eccesso. Allora, pensiamo al metallo. Se c'è il metallo in eccesso, la persona può essere eccessivamente dura, eccessivamente rigida o tagliente, così com'è tagliente il metallo. Può anche essere brusca, tagliente nei movimenti, muoversi a scatti. Può essere una persona seria, ma eccessivamente a volte seria.
facciamo un rapporto con il denaro, qui per opposto può essere eccessivamente legata all'interesse, al mondo materiale, non risparmiatrice ma accantonatrice, nel senso può diventare anche eccessivamente avara, trattenere tutto per sé, ma anche nella casa, che non necessariamente col denaro, anche nella casa sono le persone che conservano tutto, per carità. Tutti noi può capitare di dire questo lo tengo perché mi può servire, ma quando, ok, ma io sto parlando dell'eccesso, quando apri, quando senti che entrano in casa e hanno trovato la casa che è un, ecco, questo è chiaramente una disarmonia terribile e portata all'eccesso, eh? Come sempre la giusta via è nel mezzo, io vi parlo dei due poli estremi, ma difficilmente solo da una parte o solo dall'altra. Magari non abbiamo soltanto un elemento di disarmonia, ne abbiamo tanti piccoli esempi. Allora, la scrupolosità è un pregio quando tu fai un lavoro, quando sei eccessivamente scrupoloso, eccessivamente pignolo, legato a determinate cose, troppo rigido, non va bene per te e per gli altri. Per contro, questo non lasciare andare si può trasmettere anche a livello intestinale, la persona qui può soffrire di costipazione, di stitichezza, perché ha difficoltà a lasciare andare. E se là era perduta a livello spirituale in cerca di qualche cosa e cadere preda delle sette, qui magari può diventare addirittura fanatica religiosamente, di qualsiasi religione si tratti, ecco, però diventa proprio una religiosità eccessiva, troppo rigida. Ricordate, metallo rigido, anche il legno doveva essere flessibile, forte ma flessibile. Qui se il metallo che controlla poi il legno, perché abbiamo detto che l'ascia, il metallo dell'ascia va a tagliare e dopo avremo problemi anche dall'altra parte, perché se qui c'è un eccesso, una rigidità eccessiva, mi va a tenere bloccato anche il mio legno con tutto quello che succederà, perché abbiamo visto che cosa rappresenta per noi l'elemento legno. Per cui qui si può cadere facilmente nel fanatismo. Abbiamo parlato della WC, sì, molto importante. Ah, ecco, sì, un'altra connessione molto importante con il metallo, in particolare con i polmoni, per quanto riguarda gli Shen. Lo Shen connesso a polmone si chiama Po e corrisponde all'anima animale, quella che entra nel nostro corpo una volta che ci manifestiamo nella materia, entriamo nella vita, usciamo nella vita materiale, ci accompagna durante l'arco della nostra vita e quando moriamo ritorna alla terra. Mentre se vi ricordate, quando abbiamo fatto l'elemento legno e in particolare fegato, avevamo detto che Un era l'anima eterea, quella che una volta che il nostro corpo termina il suo cammino ritorna al cielo. Po è l'anima animale, cioè quella terrena, quella che ci fa rendere conto che siamo vivi, che ci fa percepire tutto l'esistente attraverso i nostri sensi. Per cui è anche giusto che i nostri polmoni siano forti perché noi abbiamo un buon Po che ci consenta di vivere, di percepire tutto l'esistente attraverso i nostri sensi. Si dice che l'ano è la porta del Po, cioè il Po dovrebbe entrare dall'ano e questo ci fa capire polmone, grosso intestino, cioè colon e ano. Ecco. Se nelle definizioni i polmoni vengono visti come il sacerdote del tempio, del nostro tempio interiore, il grosso intestino viene visto come il sacrestano o a volte viene definito anche il bidone della spazzatura. Abbiamo visto quanto è importante però Il questa. bidone della piazza è Ecco, molto quanto è importante il importante. bidone della spazzatura che deve essere sempre vuotato, altrimenti se noi ci teniamo la spazzatura in casa, puzza. Ecco, e porta un sacco di problemi, per cui è molto importante perché è bellissimo usare delle espressioni poetiche che rappresentano proprio la realtà, ma dobbiamo renderci conto che avviene effettivamente nella nostra Vita. materia, nella nostra vita. Per
Per cui il metallo ha a che fare sia con la materia più grezza, ma anche con la materia più rarefatta, più spirituale, perché arriva il chi dal cielo. Ecco, se i nostri polmoni sono forti, anche i nostri peli del nostro corpo sono lucidi e forti, sono vigorosi. Difatti, la lucentezza dei peli denota lo stato di salute dei nostri polmoni. Vediamo ancora cosa può. Ah, ecco, sì, l'abbiamo detto. Ah, il sapore collegato all'elemento metallo è il piccante. La direzione è l'ovest. La facoltà, oltre garantita dal metallo, oltre quella del pianto naturalmente, è quella di tossire. Sempre parlando dell'aspetto dell'apparato respiratorio. Infatti, la tosse compare quando, nel nostro sistema respiratorio quando c'è irritazione dentro nel nostro sistema respiratorio, come tentativo di farci espellere qualche cosa di non voluto. Questo naturalmente su tutti i Sì. piani. Certo che viene, se per esempio mi è venuto a una. Colpo di freddo e è arrivata questa XieCi, però tante volte ci capita di tossire anche in situazioni dove c'è qualcosa che ci dà fastidio, che ci disturba. Anche la tosse, molto spesso quella tosse stizzosa, che viene definita tosse stizzosa perché c'è una grande connessione tra metallo e legno. Fegato, la stizza è proprio connessa al legno, al nostro fegato. Allora, l'odore connesso, quello che i testi antichi dicono connesso al metallo, è quello di putrido, marcio. Allora, vi ho già spiegato che ai tempi antichi, quando si faceva questa distinzione, non c'era la diffusione di farci le docce tutti i giorni, per cui il corpo in disarmonia emanava, quando c'è una disarmonia forte nell'elemento, poteva emanare questo odore di sottofondo. Il medico cinese se ne rendeva conto. Alcuni medici che hanno curato malati, per esempio di tubercolosi, che ahimè purtroppo è di ritorno perché sono tornati nuovi casi, definivano questo odore al letto degli ammalati di tubercolosi, che è chiaramente è una malattia respiratoria. Il clima, questo è importante, il clima connesso al metallo è il secco, la siccità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i polmoni temono il secco. Infatti, quando noi abbiamo problemi respiratori, cosa dicono di fare? Fai aerosol, fai su fumigi, metti l'umidificatore nei caloriferi, vero o non è vero? E i polmoni temono il secco e hanno bisogno di essere inumiditi. Ma anche un'eccessiva secchezza nel nostro corpo, la sensazione di aridità del nostro corpo, che quando la pelle diventa eccessivamente secca, o per esempio la secchezza, mi viene in mente anche la secchezza delle lubrificazioni, per esempio vaginali, quando si va il ciclo della vita, la donna entra, ma i succhi interni, i liquidi, le mucose si seccano perché stiamo entrando nel nostro metallo. Comunque il secco fuori danneggia. Anche il secco dentro dei polmoni, i nostri polmoni hanno bisogno di essere umidi, inumiditi, che vuol dire che ci devono essere fluidi nel nostro corpo, che i polmoni quando fanno scendere il CI nella espirazione distribuiscono anche i liquidi chiari a tutto il corpo. L'anima animale l'abbiamo visto, purtroppo chi danneggia molto il metallo è il fumo, perché è una forma di compensazione. A volte, quando c'è una disarmonia, la persona può tendere a fumare troppo. La forma l'abbiamo già accennato, quella che viene definita come depressione, anche se in medicina cinese la parola depressione non c'è, è restare ancorati troppo al passato, rimpianto al passato, rimpianto. Quando pensi sempre se potessi tornare indietro. Allora, vorrei che voi osservaste dentro di voi il contrasto grande che c'è nel metallo, perché parliamo di materia, quindi
perché più materia nelle nostre feci penso che non si possa mandare. Ma parliamo anche di spiritualità, cioè dal immateriale e materiale, immateriale e materiale. E vorrei che voi rifletteste profondamente sull'elemento metallo, perché a volte quando io cominciavo a lavorare sugli elementi, ho fatto il ciclo delle giornate, l'ultima volta che le ho fatte, ho cominciato dal metallo, tutti, ma come? Nessun libro, nessun testo comincia dall'elemento metallo, si cominciano dal legno, si comincia tutti dal legno, ho capito, ho detto, ma se vogliamo cominciare a fare un lavoro su di noi, cominciamo prima dal metallo, prepariamo il bianco della parete e poi dopo cominciamo a scriverci sopra. Il nostro elemento metallo è messo in discussione tutti i giorni della nostra vita, non soltanto nell'inizio dell'autunno, alla fine della nostra giornata, ogni volta che dobbiamo avvicinarci, dobbiamo o siamo costretti ad avvicinarci a una fine. Ogni cosa ha una fine, il mio respiro ha una fine, l'ora che sto attraversando ha una fine, questo minuto ha una fine, perché questo minuto lo devo vivere fino in fondo, perché come questo inspiro ed espiro ce ne sarà un altro, ma non sarà come questo. Per cui il senso della fine mi deve far comprendere la preziosità di questo attimo, la preziosità di questo respiro. È una cosa profonda, una cosa profonda questa, che però ci dà una visione, ci può dare una visione diversa, un diverso modo di guardare le stesse cose che guardiamo tutti i giorni nella nostra vita. Cambia il modo di guardare le cose che guardi cambieranno. Provare per credere, Annalisa, l'unica cosa è provare e ci passi dopo che ci sei Caduta. sbattuto dentro e non c'è un raggiungimento per cui ho fatto il giro di tutti gli elementi e adesso so, dunque non mi capita più. No, continua ciclicamente, regolarmente a capitarti. Perché grazie a Dio siamo vivi. Ecco, Ah, ecco, una cosa interessante, per esempio nella medicina tradizionale cinese non viene consigliato il digiuno, proprio per questo discorso della... però nei primi mesi dell'autunno, all'inizio dell'autunno, è consigliato, se si vuole, fare un piccolo periodo di digiuno, per esempio un periodo di purificazione anche con dei lavaggi intestinali, cosa che nell'altro arco dell'anno non viene consigliata, ma all'inizio dell'autunno, quando ancora abbiamo il calore dell'estate, il calore della gioia del fuoco dell'estate. Nell'ultimo periodo dell'autunno no, perché ci stiamo già avvicinando all'inverno e dobbiamo avere tutte le nostre riserve. Per non essere sopraffatti dalla tristezza che il metallo ci porta nel guardare tutte le nostre separazioni e le nostre divisioni, dovremmo avere fatto la scorta di gioia nella nostra estate, nel nostro fuoco, altrimenti veniamo travolti. Non possiamo metterci a fare questo lavoro se prima non ci siamo caricati. Ricorre al fumo, ok, i succhi benissimo, i lavaggi. Ma c'era una cosa che volevo dirvi anche. Sono le emozioni negative ripetute dell'anima che creano una malattia del corpo, ha detto un medico saggio, molto saggio. E allo stesso modo, come dobbiamo cercare di eliminare tutti i cibi che ci danneggiano, per non far sì che insorgano le nostre malattie digestive, respiratorie dell'intestino, allo stesso modo dobbiamo usare la spada del metallo per tagliare dalla nostra mente, dal nostro spirito, tutti quei sentimenti di attaccamento, eccessivo, dipendenza, paura che vanno a bloccarci. E purtroppo, ci bloccano, ci tengono ancorati e non possiamo essere, la nostra anima non può essere libera di liberarsi in volo, di volare, ahimè. Allora, ricapitoliamo, il polmone ci purifica,
perché ricambia l'aria, purifica il sangue, entra nuovo qi pulito che viene trasmesso in tutto il corpo. L'intestino ci purifica perché elimina le scorie attraverso le feci, dopo aver trattenuto ancora una volta gli ultimi liquidi che poi vengono rimessi in circolo, e la pelle ci purifica attraverso i pori della pelle, per cui vedete che è un bel sistema di purificazione. E così, allo stesso modo, noi dobbiamo insegnare alla nostra anima a non trattenere l'impurità. Dobbiamo aprire i pori della nostra anima per far uscire tutto quello che è impuro. Alla fine il metallo è un bel depuratore. Eh sì. E A saperlo usare. dobbiamo imparare, siamo Oh, qua per cavolo! Sì, farlo, no? sì, sì, sì. Allora, ripassino i cibi che dovremmo imitare perché creano troppo umido. Vi ricordate, ne abbiamo parlato? Latticini, Latte, latticini, zuccheri raffinati, i cibi e le bevande troppo gasate gasate, e fredde, frutto. ok? Ma anche, Cibo questi sono umido crudo. freddo, prego? Cibo crudo. Esattamente, Cibo cibo, eccesso crudo. di cibo crudo, questi sono tutti, causano tutto umido freddo, ma ahimè c'è anche l'umido caldo. Tipo il cioccolato, Allora, il fritto, il cibo. Allora, io sto parlando di eccesso, ragazzi. certo, Ecco, è logico. naturalmente, se me lo mangio tutti i giorni, Non va bene. o no, posso anche mangiare tutti i giorni, ma se mangio il pezzettino tutti i giorni non succede niente. Se mi mangio tutti i giorni la stecca di cioccolato, forse è un pochettino troppo. Diciamo, allora, il cioccolato, i fritti, i cibi fritti, l'alcol. Se eccedo nell'alcol, ma anche i medicinali stessi, i medicinali creano umido, per cui allora non dobbiamo appesantire il nostro stomaco Milza con l'eccesso di umido, sia caldo che freddo, Freddo. perché questo umido poi va a danneggiare il nostro apparato respiratorio e il Il nostro nostro intestino. intestino. Per contro, quando siamo all'inizio dell'autunno, stiamo per passare dalla stagione calda alla stagione autunnale, allora invece lì dobbiamo inserire, per esempio, i cibi cucinati, le zuppe, i cibi, non soltanto la carne girata e voltata che è tipica dell'estate, ma invece ci vuole un pochettino di liquido, invece che la frutta e la verdura cruda, che va benissimo in estate perché rinfresca, dovremmo o scottarla o cuocerla, perché ci vuole un pochettino di un tipo di energia diversa. Ecco l'insegnamento che anche gli elementi ci possono dare. Nella dietetica cinese non si parla di calorie, non c'è l'esclusione di nessun cibo, si guarda la natura del cibo, se è una natura calda, se è un riscaldante, se è raffreddante, se porta umido, e a seconda anche della stagione in cui siamo, dovremmo seguire queste indicazioni, oppure a seconda della disarmonia che nasce nel nostro corpo, ci Nutrirsi possiamo curare scegliendo degli alimenti diverso. adeguati. Allora, bentornati ragazzi, questo dovrebbe essere l'ultimo dei nostri 7 incontri di avvicinamento per la conoscenza dei 5 elementi. Chiaramente le cose che avrei da dirvi sono tantissime e non le ho esaurite in queste ore di incontro, però intanto c'è stato un primo approccio e una volta a casa, sfogliando i vostri appunti, avrete modo di ripensare a tutto quello che abbiamo detto e magari fare un pochettino un'indagine dentro di voi. Se poi lo desidererete e vorrete approfondire, con piacere potremo andare avanti rifacendo il giro di ogni elemento, magari inserendo uno spazio maggiore per l'esercizio di riequilibrio dell'elemento e per la meditazione connessa. Prima di e me lo farete sapere, parlerete tra di voi, io sono a disposizione. Prima di passare all'elemento metallo, so di dovervi comunicare gli orari che l'altra volta non abbiamo avuto tempo di dire. Prima, per quanto riguarda gli organi e i visceri dell'elemento fuoco, non vi avevo dato gli orari, se ne volete tenere conto. Sono quattro, abbiamo due organi yin e due visceri yang. Allora, l'orario connesso con il picco energetico al cuore è dalle 11 alle 13.
l'orario in cui il cibo di solito entra, perché c'è la pausa pranzo. Dalle 13 alle 15 passiamo al piccolo intestino, quando una volta che il cibo è entrato comincia già il primo processo digestivo. Poi saltiamo nella seconda parte della giornata e andiamo dalle 19 alle 21 al pericardio, che è chiamato anche, vi ricordo, sesso e circolazione, infatti sarebbe l'orario dell'amore, diciamo, è anche una fascia oraria in cui c'è l'accoppiamento degli animali, se voi ci pensate. E poi dalle 21 alle 23 il triplice riscaldatore, per cui 11-13, 13-15, si passa alle 19-21 e alle 21-23. Poi abbiamo fatto anche lo stomaco e la milza, quando abbiamo fatto l'elemento terra, e l'orario dello stomaco è dalle 7 alle 9, quando abbiamo fatto, facciamo la prima colazione, diciamo, il cibo comincia a entrare nel corpo, e dalle 9 alle 11 invece l'orario della milza. Per cui abbiamo 7, 9, 9, 11, poi stomaco, milza, poi andiamo al cuore, poi andiamo al piccolo intestino. Poi scendendo, visto che stiamo facendo questo percorso orario, siccome dalle 13 alle 15 siamo nel piccolo intestino, dalle 15 alle 17 abbiamo la connessione con la vescica urinaria. Vi ricordate, abbiamo incominciato con l'acqua, dalle 17 alle 19 l'orario, il picco energetico connesso ai reni. E poi andiamo dalle 19 alle 21 al pericardio, dalle 21 alle 23 al triplice, torniamo alla nostra vescica biliare dalle 23 all'1, quando siamo svegli invece che dormire e continuiamo a pensare, dall'1 alle 3 al nostro fegato. E visto che oggi parleremo proprio del metallo, vi dico addirittura gli orari dell'organo e del viscere: dalle 3 alle 5 il picco energetico del polmone, dove nasce il C, e dalle 5 alle 7 è il picco energetico del grosso intestino, in cui teoricamente l'organismo dovrebbe svuotarsi, perché una volta, sempre seguendo il ritmo circadiano, il ritmo del contadino, ci si alzava molto presto la mattina, perché una volta in piedi ci si dovrebbe svuotare, l'intestino dovrebbe svuotarsi. Allora, abbiamo cominciato con l'acqua, siamo passati al legno, poi al fuoco, alla terra e adesso siamo al metallo. Il metallo rappresenta per noi, io ho scritto delle parole chiave, la solidità, la comunicazione, la chiarezza, la pulizia. Pulizia proprio nel senso di fare pulizia dentro di noi, anche l'ordine e la pulizia nell'ambiente esterno. Vedremo anche le caratteristiche del comportamento. Vi ricordate, nell'arco della vita vi avevo detto che la fascia di età interessata dal metallo nell'arco della vita, nel lungo arco della vita, è quella fascia che va dai 45 ai 60 anni, quando ci sentiamo di avere fatto un tipo di percorso di interiorità verso il nostro in, verso il nostro interno, e sentiamo anche il desiderio di poter essere da guida, trasmettendo agli altri il talento che abbiamo acquisito durante il nostro percorso, il nostro cammino. Nell'arco della giornata è il periodo invece dell'imbrunire, quando si comincia, non è ancora la notte, perché la notte corrisponde chiaramente all'acqua, ma il momento in cui comincia a calare la luce e poi c'è la sera è connesso all'elemento metallo. Se noi osserviamo la natura intorno a noi, vi ricordate che all'inizio vi ho detto che gli antichi facevano uno studio approfondito di quello che c'è fuori, connettendolo con il dentro, così come nel macrocosmo, così nel nostro microcosmo. L'autunno, se noi passeggiamo in un parco, in un prato, è il periodo in cui gli alberi cominciano a lasciare andare le foglie, a lasciarle cadere.
E questo dovrebbe avvenire anche nel nostro corpo, mente e spirito. Dovremmo sentire, provare il naturale desiderio di lasciare andare. Che cosa? Quello che non ci serve più nel nostro corpo, mente e spirito. Per cui fare tesoro di ciò che è importante, della nostra vera ricchezza interiore, e toglierci invece quello che ci appesantisce. E questo è una cosa molto importante che ciclicamente dovremmo sempre fare dentro di noi, perché è un po' fare il punto della situazione, il nostro bilancio. D'altra parte sono tante le osservazioni che possiamo fare, perché vedete c'è la connessione con la stagione connessa al metallo è appunto l'autunno. Ci sono persone che non sopportano assolutamente l'autunno, che addirittura cadono a volte in quella che viene definita depressione, in una malinconia, in una tristezza, perché hanno delle difficoltà anche al proprio interno. L'autunno è lascia cadere quello che non serve, ma se il mio metallo è forte, io ho fatto tesoro del mio talento, ho raccolto prima le mie ricchezze e lascio andare solo il superfluo. Vuol dire che se io sono in equilibrio, prima so raccogliere, so trattenere e mettere nel magazzino, ho raccolto i frutti, ho raccolto le noci, le metto via, so che queste sono le mie riserve, tutto il resto lo lascio andare. E naturalmente l'autunno è, allora usciamo dal grande yang dell'estate, il massimo yang del fuoco dell'estate, che è l'espansione, andare fuori. Vi ricordate quando abbiamo fatto il cerchio, abbiamo detto è un po' meno yang e un pochino yin, vuol dire che cominciamo a rivolgerci verso il nostro interno, verso la parte più nascosta. L'emozione connessa è la tristezza, che ha come aggravamento il dolore. Tristezza, ma sui testi antichi si legge anche pena. Tristezza, pena, dolore. E la difficoltà nel metallo dal punto di vista emotivo è quando non riusciamo a superare questo senso di tristezza, questa pena, questo dolore, ne veniamo sopraffatti. Oppure quando ci induriamo eccessivamente e il metallo diventa eccessivamente rigido, proprio per non soffrire, perché se il mio metallo si sciogliesse un pochettino, e come fa a sciogliersi il metallo? Con il fuoco. Con il fuoco. Il fuoco controlla il metallo nella legge di controllo, per cui la tristezza, la pena, il dolore e la capacità di piangere è nel metallo, per cui si può passare da un'eccessiva durezza, un'eccessiva rigidità che mi impedisce di piangere, quando invece piangere mi farebbe bene perché riuscirebbe a far sciogliere un pochettino questa durezza. Oppure la persona non smette di piangere, per cui è travolta da questo pianto. È chiaro che come sempre l'equilibrio sta nel mezzo, perché il nostro metallo in equilibrio ci dà la capacità di attraversare la tristezza e il dolore senza esserne travolti, e ci dà anche la capacità di piangere, di fare uscire le lacrime, che sono importantissime, perché quando parliamo di metallo parliamo di lasciare andare il vecchio per fare entrare il nuovo. È chiaro che lasciare andare ci parla di separazione. Ogni volta che c'è una separazione dentro di noi, siamo nell'elemento metallo. È chiaro che la separazione fa soffrire. Ci sono mille separazioni, non c'è soltanto la separazione di una relazione affettiva, ci sono momenti in cui ci si separa da un certo periodo della vita. Per me che sono una donna, per voi che siete una, la menopausa è un periodo di separazione, è un lutto, perché lascio
la parte diciamo in cui sono fertile entro in una seconda, in un'altra stagione della vita, non soltanto per la donna, chiaramente c'è cioè l'andropausa per l'uomo, cioè le fasce di età, ogni volta che mi separo c'è una crescita, chiaramente dall'adolescenza alla giovinezza, all'età adulta, e così è. Un figlio esce di casa, va a convivere, è una cosa bellissima da una parte, però è comunque una separazione, ecco. Naturalmente ma anche andare in pensione è una separazione, perché lasci una vita lavorativa, una fascia della tua età, per te adesso molto presto, Lisa Gioia, tu la vedi ancora come un sogno, ci arriveremo. Infatti. Ecco, però effettivamente è una separazione, si può entrare in crisi nonostante la gioia magari di questo passaggio. Poi naturalmente la separazione finale estrema è quella del lutto, quando si perde una persona cara. Ma d'altra parte, se noi pensiamo che gli organi connessi al metallo sono il polmone e il grosso intestino, è facile vedere questa connessione con il lasciare andare, perché il polmone è il maestro del ci. Noi respiriamo, inspiriamo, prendiamo il ci celeste, il ci dell'aria, il ci puro, lo facciamo entrare, nel fare entrare naturalmente entra il ci, quando... e poi espiriamo e poi prendiamo un altro respiro, ma il secondo respiro non lo posso prendere se prima non ho lasciato uscire, e questo è il senso della nostra vita. E che a volte la paura, perché naturalmente anche la paura è un'emozione del tutto umana, la paura che abbiamo visto in che elemento, vi ricordate in che elemento era la paura? Nei nostri reni, per cui nell'acqua. Allora, a volte la paura di non aver abbastanza, anche dal punto di vista materiale, perché una paura, ultimamente poi con le difficoltà che ci sono, perché il denaro è energia che circola, tendiamo a trattenere, perché la paura che cosa ci dice? Non so che cosa succederà dopo, per cui trattengo. Ma il messaggio che ci porta il metallo è: puoi affidarti al flusso della vita, perché la vita ti porterà ciò di cui hai bisogno. Lascia andare il vecchio e apriti al nuovo, per cui metallo e acqua sono strettamente chiaramente legati. Se io ho la fiducia di ricevere, posso anche lasciare più facilmente andare. E questo è una cosa normale. D'altra parte, polmone o polmoni sono il maestro del ci. Fanno entrare un qualche cosa dal cielo, per cui immateriale, e lo mettono in connessione, cioè dall'esterno, dal cielo, e lo mettono in connessione con la nostra terra, con il nostro interno. Perché? Perché insieme al ci dell'aria, per formare il sangue, si unisce il ci del cibo. Perché il cibo, una volta entrato, tritato, riturato dallo stomaco, viene, da questo cibo viene estratta dalla milza l'essenza pura distillata, viene mandata ai polmoni, questo naturalmente secondo la tradizione classica cinese, viene mandata ai polmoni, per cui si incontrano il ci dell'aria che viene dal cielo, il ci del cibo che viene dalla terra, e poi viene fatto circolare attraverso il respiro, il polmone fa circolare il ci e tutti i fluidi, poi insieme al sangue che viene spinto dal cuore fa circolare in tutto il corpo, per cui la respirazione, torno a sottolineare che la respirazione e l'alimentazione sono fondamentali per noi, perché per la formazione del ci, per la formazione del sangue e per la loro distribuzione. Ma il polmone regola anche la nostra Wei Qi, che è il qi di difesa, il meccanismo di difesa del nostro corpo, quello che la nostra medicina allopatica chiamerebbe sistema immunitario. Questa Wei Qi è come un piccolo esercito che il polmone distribuisce sul nostro corpo tra pelle e muscoli, e ci protegge che cosa? Da che cosa? Dall'attacco delle energie perverse esterne, perniciose esterne. Se il mio polmone è forte, se il mio Qi di polmone è forte, la mia Wei Qi è forte e io resisto agli attacchi esterni. Se la mia Wei Qi è debole, perché il mio polmone è debole, io continuo a ammalarmi. Raffreddore, influenza, mi capita di ogni, perché
gli attacchi esterni non trovano una difesa dalla mia parte e io lascio entrare. Di conseguenza il livello di energia del mio corpo non sarà forte, ho bisogno che l'energia di polmone sia forte per avere una buona energia di difesa. Poi un'altra cosa, si dice che i polmoni aprono e chiudono i pori. E questo è importante perché anche la pelle viene vista come il nostro terzo polmone. Attraverso la sudorazione noi facciamo uscire anche le tossine, il C pesante, giusto? Se il C di polmone è troppo debole, i pori possono restare sempre aperti. E io per esempio sono debole e sudo al minimo sforzo. Qualsiasi cosa faccio mi riempio di sudore, magari freddo, perché i pori rimangono sempre aperti. Oppure questa Wei Qi è debole, arriva l'attacco di vento freddo da fuori in qualsiasi stagione siamo, il freddo blocca, chiude, rallenta, chiude i pori della pelle, io non sudo, però ho i brividi di freddo, ormai il freddo è penetrato. Per cui l'energia di polmone, come l'energia di qualsiasi altro organo, deve essere bella forte perché io sia in buona salute. E stiamo parlando dell'eliminazione, per cui eliminazione del C pesante, anche la nostra fisiologia dice, trattengo l'ossigeno devo espellere l'anidride carbonica, il C pesante. I cinesi non dicevano l'anidride carbonica, ma è il C che non mi serve più, deve uscire. La pelle elimina attraverso i pori, l'altro viscere connesso è il grosso intestino, anche attraverso il grosso intestino abbiamo l'eliminazione, perché una volta che il cibo è entrato, che è stato tritato, deteriorato, l'energia, l'essenza pura distillata è salita su, quella che scende dallo stomaco viene fatta scendere nel piccolo intestino dove avviene già una prima assorbimento e assimilazione, poi dopo proseguono il cammino e arrivano nel grosso intestino, si sono trasformati, prima di trasformarsi in feci, il grosso intestino assorbe ancora una parte di qualcosa di nutritivo e poi lascia andare il materiale di scarto attraverso le feci. Perché è importantissimo questo funzionamento del grosso intestino, che non deve essere visto come diciamo il meno nobile degli organi. Tutt'altro, perché se il nostro intestino il grosso intestino, il nostro colon praticamente, per parlare in termini infermieristici, è sano, anche tutto il resto del corpo sta bene, perché subito immediatamente quando ci sono dei disordini nel nostro grosso intestino, che possono essere anche l'alveo alterno, la stipsi, ma la dissenteria, la costipazione, magari la stitichezza che dura da diversi giorni, immediatamente abbiamo problemi respiratori, subito perché c'è una stretta connessione grosso intestino polmone. Se noi abbiamo, vi ricordate l'altra volta abbiamo fatto la terra, giusto, stomaco mensa, che sono la terra è la madre del metallo, giusto? Se la mia terra è forte, se il mio stomaco e mensa sono forti, abbiamo parlato l'altra volta dell'importanza della nutrizione, dell'alimentazione, di evitare se possibilmente i cibi che producono umido, perché questo umido si trasforma in muco che sta nello stomaco ma non resta nello stomaco, sale su in alto a disturbare i polmoni e ci porta questa forma poi in catarro, la tosse, la gola, anche i blocchi nasale, la sinusite, ma anche la gola stessa che viene ostruita, ma scende anche nel grosso intestino. Si può trasformare anche in umido calore e può esserci anche muco nelle feci, anche cibo indigerito nelle feci. Per cui questo sistema polmoni grosso intestino è fondamentale. C'è una bellissima storiella che mi è rimasta molto impressa ed è importante per capire l'importanza del grosso intestino. Sono tutti riuniti i vari organi, i vari visceri che secondo la rappresentazione antica venivano visti come ministri, l'imperatore, il ministro, il generale, e si riuniscono intorno a tavolo e l'imperatore dice: ah, io sono l'imperatore, dunque sicuramente sono più importante di tutti, abbiamo proprio una bella confronto, no?
sono più importante io, sei più importante tu. Io sono il più importante perché sono imperatore. No, no, perché senza di te tu devi stare fermo nel palazzo, io sono il pericardio che devo portare i messaggi a tutti. Io sono il fegato, senza di me voi non potete fare niente perché io sono il generale che difende tutto, tutto il territorio. No, 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 sono lo stomaco. Senza lo stomaco e Mizza, noi due se non mangiamo non c'è niente da fare. Veramente ci sarei anch'io dicendo... Tu? Cosa c'entri tu? Lascia perdere, tu hai a che fare con le feci, proprio con il materiale di scarto. Sei zero, sei niente, noi siamo quelli nobili. E tu, poverino, conti zero. Allora si mette lì nell'angolo, dice, ah sì, tutti mi insultano, non mi considerano, non sono niente. Sai cosa faccio? Io adesso sciopero. Non faccio più niente. E comincia. Non svolgo più la mia attività. Un giorno, due giorni, tre giorni. E il fegato comincia a boffeggiare, lo stomaco e la mezza comincia a boffeggiare, mal di testa, non si dorme la notte, eccetera. Alla fine, dopo una settimana, si trovano tutti, non ce la facciamo più, non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. Andiamo a bussare alla porta e vanno tutti a bussare alla porta del grosso intiso. Avevi ragione, sei importante come noi, per favore finisci lo sciopero. Allora non si parlava di sciopero, vieni e continua il tuo lavoro. Se il grosso intestino non funziona, va in tilt tutto il sistema, perché questa eliminazione è importante, perché prima dell'eliminazione c'è la raccolta di ciò che serve, di ciò che nutre, e poi deve essere eliminato il materiale di scarto. Ma questo, come avviene nel corpo fisico, deve avvenire anche nel corpo emozionale e nel corpo spirituale, altrimenti ci portiamo addosso tutta la zavorra. L'altra volta cosa abbiamo parlato? Del pensiero, lo shen, della milza, del pensiero ossessivo che continua. Non ci fa bene, ma anche il superamento, il superamento degli avvenimenti della nostra vita, di quello che abbiamo attraversato, che magari non riusciamo a dimenticare, sia nel bene che nel male. Perché restare ancorati al passato è portarci dietro la nostra zavorra. Se io vivo una malinconia, per quello che avevo detto che oggi avrei parlato molto per me stessa, ti ricordi? Ho fatto questa premessa. Se io vivo una profonda nostalgia per un qualche cosa di bello che io ho vissuto nel passato, sì, è bello perché è un qualcosa di bello che io ho vissuto, ma sono continuamente girata con il capo all'indietro. Sono ancorata a un qualcosa che è stato e che non è più. Allo stesso modo, se non riesco a superare il sentimento che mi ha così ferito nel passato, vuoi che sia un dolore, vuoi che sia un'offesa che ho ricevuto, vuoi che sia un rancore per un torto che ho subito, mi sto comportando nello stesso modo. D'altra parte, per la nuova medicina, si dice che l'intestino è il luogo in cui noi scarichiamo le offese. Per cui, per cui è molto importante che noi facciamo un'analisi dentro di noi, che non è che la dobbiamo fare quando abbiamo 45-60 anni, la dobbiamo fare in ogni autunno della nostra giornata e del nostro anno, perché tutti i giorni viene la fine. D'altra parte, quando andiamo verso l'imbrunire, verso il finire della giornata, ci facciamo il bilancio, inconsciamente pensiamo a quello che abbiamo trascorso durante la giornata, e lì dovremmo esercitarci, dovremmo, perché alzo due mani anch'io, a trattenere quello che mi serve, quello che mi nutre della giornata, e lasciar andare via quello che invece non mi serve per affrontare la nuova giornata. A fine della giornata, a fine del mio anno, perché l'autunno, ricordiamoci, è quello che ci prepara a che cosa? All'inverno. All'inverno, e che cos'è l'inverno? Invece l'acqua è il massimo dello yin, il massimo dell'interiorità, corpo, mente e spirito. Per cui se nel mio autunno io comincio a entrare un po' dentro di me, nel mio inverno vado in profondità dentro di me, nel mio inconscio o superconscio, nella mia notte, nel mio buio,
dove incontro chi? Incontro davvero me stessa, giusto? Per cui, e mi devo, mi, ecco, per cui lì può venire la paura dell'acqua, perché ci sono i nostri mostri interiori. E Reiki, questo, tu Tiziano, che hai fatto anche, siamo arrivati fino al terzo livello, ce lo insegna tutti i giorni. Voi avete fatto il primo, che è bellissimo, e già ci dice questa cosa, perché le ombre ce le portiamo dietro, tutti noi. Per cui vedete quanto è importante questo elemento metallo, e quanto è importante per noi la respirazione. Non sono parole vuote quelle che vi dico, imparare a respirare, perché quando noi vogliamo trattenere un'emozione, pensiamo all'iniezione, mi devono farmi un'emozione in un momento di dolore, faccio così, trattengo, mi indurisco. Per attraversare questo dolore invece bisognerebbe fare proprio l'opposto, cercare di respirare profondamente. E comunque il respiro è quello che, diciamo, il polmone è quello che ci dà, è il cielo della nostra interiorità, i polmoni rappresentano il cielo, tutto il resto degli organi e visceri rappresentano la terra. I polmoni si dice che sono il coperchio dei nostri organi, perché sono i più alti, e purtroppo però sono anche i più delicati, tra virgolette, nel senso che sono i primi ad essere invasi dalle energie perverse esterne che ci capitano addosso. Cerco di trovarvi delle parole che vi... Ah, ecco, sì. Allora, polmone e grosso intestino sono polmone l'organo yin e il grosso intestino il viscere yang. L'organo, il senso del polmone è del metallo, è l'olfatto. Per contro, anche avere problemi nel non sentire gli odori o nell'essere eccessivamente sensibili all'odore hanno a che fare con una disarmonia, possibile disarmonia del metallo. E tante patologie, disarmonie dei polmoni entrano, si dice, dal naso. Qui ai lati del naso abbiamo il punto finale del meridiano di grosso intestino 20, che è proprio un punto che noi possiamo trattarci con le dita, con la digitopressione, o addirittura scaldarci con la moxa quando abbiamo raffreddore. Si chiama palazzo dei profumi. La porta dei polmoni, che è anche la casa delle corde vocali, è la gola. Per cui vedete la connessione gola, apparato respiratorio, è una parte molto delicata e tante patologie cominciano proprio dalla gola, che essendo la porta la casa delle corde vocali è connessa anche alle disarmonie, perché tante volte abbiamo la fonia quando abbiamo problemi di polmoni, ma addirittura non abbiamo problemi respiratori ma possiamo avere problemi invece nel grosso intestino, che si riflettono sulla nostra perché la connessione interna c'è, gola, corde vocali, voce, naso, che è l'inizio, e poi dopo può entrare. Osservate, spero non adesso, quando vi capiterà fra tanti anni di avere un raffreddore o qualche cosa, se avete, fatto un eccesso alimentare o siete ingombri a livello intestinale, cominciate ad avere anche muco dal naso, o viceversa, perché c'è una stretta proprio connessione grosso intestino polmone. Questo è un altro motivo per cui noi dovremmo maggiormente, non faccio la predicatrice di turno, lo dico perché è vero, maggiormente curare la nostra alimentazione cercando di eliminare tutti i cibi spazzatura, perché sono veramente una pesantezza che ci portiamo dietro e che non ci nutre e che si trasforma poi in questa pesantezza di muco che danneggia non solo il nostro grosso intestino ma anche i nostri polmoni, indebolendoci. Allora, sapete che ci tra le varie corrispondenze c'è anche quello del colore. Tradizionalmente il bianco è il colore bianco-argento, il colore attribuito al metallo, ma il bianco
quel bianco che si fa tipo biancore gessato è anche il colore tipico del viso quando la persona ha una disarmonia forte nell'elemento metallo, che mi può far pensare, andiamo a sentire come sta il polso di polmone, il polso di grosso intestino. Allora, nella cromoterapia il bianco contiene in sé l'intero spettro dei colori e racchiude perciò sia la nascita che la morte, i due opposti. Bianco dà l'idea di un vuoto, ma è un vuoto apparente, in cui in realtà si nasconde la pienezza, perché ci sono tutti i colori dentro. È un colore non colore, ma non rappresenta il vuoto. E nell'effetto che può dare a noi il bianco, diciamo, il bianco pulisce la mente e dà la pace dell'anima, nel senso indossare il bianco o mettersi in un ambiente con la parete bianca, in effetti ogni colore può avere un'influenza sull'energia dell'elemento corrispondente. L'altra volta abbiamo fatto la terra, e il colore della terra è il giallo come il grano. Per esempio il giallo è consigliato nella cromoterapia in una sala da pranzo o in una cucina, perché, oppure in un ambiente di studio dove tu studi, perché sappiamo, scusate i miei salti, le mie connessioni, ma siamo tutti connessi, se pensiamo che lo Shandy Mills è lui, che è quello che ci permette di studiare, di memorizzare, di apprendere. Se noi, per esempio, scriviamo sulla carta, sapete che fanno la carta gialla, non ho qui adesso, va bene, anche le pareti dell'ambiente, se dello studio, se sono gialle, non la metterei, non dipingerei l'ambiente, lo studio dove devo applicarmi d'azzurro o di blu, come l'acqua, lo terrei per la notte o nella stanza di meditazione, perché favorisce il rilassamento, mentre se devo vivacizzare metto, diciamo, il giallo, dal giallo all'arancione, le sfumature della terra. Poi un'altra connessione, ecco, che cos'è che, queste parole molto semplici, può rinforzare il nostro metallo? Naturalmente esercizi di respirazione, tutti i tipi di esercizi.